Rocco Franciosa, presidente Pro Loco Umpli Basilicata. Un bellissimo risultato questa pubblicazione Viaggio in Lucania, tra castelli, palazzi, dimore storiche della Basilicata. Un ottimo traguardo per questi 90 ragazzi del servizio civile che si sono impegnati per una promozione vera basata più sui contenuti. Un lavoro straordinario e a tutti gli operatori volontari del Servizio Civile Universale un plauso davvero affettuoso. Abbiamo pubblicato le loro ricerche per gratificare gli sforzi che sono stati fatti in un anno fantastico, seppur complicato dovuto alla pandemia sanitaria. Con le Pro Loco da sempre siamo impegnati nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale lucano e in maniera particolare con i progetti di servizio civile universali nelle sedi coinvolte mettiamo in luce quelli che sono i tesori nascosti del patrimonio culturale materiale e immateriale. Un grazie agli OLP e ai presidenti che hanno seguito gli operatori volontari del servizio civile in questo anno di attività. A loro auspichiamo che rimangano nel mondo Pro Loco perché abbiamo bisogno del loro entusiasmo e del loro impegno per portare avanti questa attività fantastica di valorizzazione e custodia del patrimonio culturale lucano. Allora, oggi è una giornata ricca di tante personalità, ma tanta territorialità, tanti soggetti che hanno partecipato a questo volume, che diventa proprio tra beni materiali e immateriali un bene tangibile, usufruibile. Davvero una pubblicazione ricca, oltre 450 pagine, oltre un centinaio di foto e ringraziamo per la collaborazione Basilicata Wiki e Wiki Love. Alle istituzioni, in primis al direttore generale dell'APT Basilicata, Antonio Nicoletti, un grazie per la stima e il sostegno costante alla Regione Basilicata, alla provincia di Potenza, al club dell'UNESCO per Vulture e alla Pro Loco di Rio Nero e al comune di Rio Nero, un grazie per l'ospitalità. Siamo impegnati costantemente a portare avanti un'attività di salvaguardia e promozione del territorio lucano in senso lato, per cercare di mettere in luce quelli che sono davvero le preziose risorse storiche, culturali, monumentali, ambientali in un territorio fantastico. Il Vulture è da poco stato riconosciuto quale parco regionale e siamo impegnati anche in attività con la Pro Loco di Rio Nero, la Pro Loco di Monticchio, nel versante della promozione territoriale e ambientale. Allora, diciamo che è un viaggio nella Basilicata, questo viaggio che l'Umpli dove porta? Viaggio in Lucania è il titolo della pubblicazione che rappresenta il report finale dei due progetti di servizio civile. Uno è alla scoperta di dimore, palazzi, castelli, storici di Basilicata e l'altro è valorizziamo il patrimonio storico-culturale lucano. Su un progetto ci siamo concentrati a mettere in risalto quelli che sono i monumenti, la valenza storica, il patrimonio architettonico. Invece con l'altro progetto abbiamo messo in risalto i riti, le tradizioni, con aneddoti, tutto ciò che viene dal passato e rappresenta una forza straordinaria per guardare il futuro. Piacevolissima condivisione di un momento, diciamo, che rappresenta il culmine di un anno complicato per via della pandemia, però credo che anche in quei momenti abbiamo trovato la forza e lo spiraglio per andare avanti. Ci siamo intravisti purtroppo in maniera telematica, è stata, diciamo, dura, perché seppur ci ha agevolato, ma il piacere di ritrovarci e di almeno guardarci negli occhi è tutta un'altra cosa, è un'emozione bellissima e sono veramente contento che nonostante le mille difficoltà, nonostante siano scoppiati di nuovo, diciamo, focolai un po' sparsi nella nostra regione, ci siamo. Siamo qui. Devo ringraziare in maniera particolare il sindaco di Rio Nero, Mario Di Nitto, e il presidente della Pro Loco, Cristian Strazza, per aver voluto. E quindi grazie per questa ospitalità, ma soprattutto sindaco Cristian, è da tempo che, come un po' tutti i presidenti di Pro Loco, ci stimolava a condividere qualche momento insieme. E devo dire che il Comitato Regionale Pro Loco Umpli Basilicata bene ha fatto in questi anni a darsi un metodo,
E il metodo è quello che la Basilicata è una, tutti i comuni hanno pari dignità e stiamo cercando, con enormi sacrifici, è emerso prima, perché spostarsi in Basilicata, diciamo, ha le sue difficoltà, ma ci siamo dati appunto questo metodo, che è quello di girare, di conoscere, di scoprire, e Cristian ci ha dato uno spaccato di quello che rappresenta questo luogo dal punto di vista storico e anche dal punto di vista monumentale. Oggi hanno la fortuna come Prologo Rio Nero, e facciamo un bel applauso per l'accoglienza a tutti i volontari. Hanno la fortuna di poter gestire, tra virgolette, ma di usufruire di una sede bellissima, solo che questo comporta poi che naturalmente il connubio con l'amministrazione comunale deve essere forte e deve portare anche dei risultati. Io devo dire che in questi anni ci sono stati, credo che anche vi apprestate a presentare, come nel resto della Basilicata, un bel cartellone di eventi non solo estivo ma autunnale, che è quello che, diciamo, è la leva su cui dobbiamo continuare la nostra attività. Abbiamo immagazzinato in questi anni, nell'anno che sta terminando, voi finirete burocraticamente il 14 luglio, ma l'auspicio è che continuiate a svolgere un'attività in prologo, dicevo, avete immagazzinato tante di quelle informazioni, aneddoti. Eufemia Telesca, che ha curato l'impaginazione, a cui anch'io rivolgo un grande applauso affettuoso per aver sottratto tanto tempo personale, come poi ognuno di noi fa. Lei è una nostra collaboratrice, facciamo degli sforzi per gestire al meglio il coordinamento, l'attività, ma vi posso garantire che io poi scappo e vado al lavoro. Lei finisce le ore di servizio, tra virgolette, e continua. E di questo davvero grazie, Eufemia, perché stai dimostrando un attaccamento alla nostra organizzazione che è importante. Attaccamento, passione, precisione, scrupolosità. Ai ragazzi vi dico veramente, siete stati bravi. Avete scovato tra le pubblicazioni storiche, attraverso questo lavoro di ricerca, davvero degli aneddoti importanti. Ecco, ci raggiungerà a breve il direttore dell'APT. Guardate, sono quelle unicità la forza dei nostri comuni, del nostro territorio. Quando assemblavamo con Eufemia la pubblicazione, abbiamo dato come traccia generale sui due progetti che siamo riusciti a condensare per fare una sintesi di quello che è stato l'immenso lavoro che avete fatto. Abbiamo scoperto che ci sono grosso modo tanti fili conduttori, però poi ci sono delle specificità. Ecco, concentriamoci su quelle specificità. Troviamo il modo, con una comunicazione, con un'attività di promozione, di mettere in risalto quello. Seppur la fede, il patrimonio religioso è molto sentito in tutti i comuni, noi abbiamo messo su, e saluto l'avvocato Stasi in rappresentanza del comitato, ma anche presidente della rete dei carnevali, abbiamo messo su una rete di carnevali storici che sono, seppur tratteggiano uno spaccato della tradizione carnescialesca, ma hanno delle differenze valoriali tra di loro che sono straordinarie. Ecco, questo era il messaggio che volevo consegnare principalmente, perché la Basilicata non ha nulla da invidiare a nessun territorio, i nostri comuni non hanno nulla da invidiare. Ringrazio gli organi di stampa, nella battuta che mi ha fatto la RAI dice: cosa hanno fatto i ragazzi in questo anno? Sicuramente è stato un anno di formazione, e qui devo ringraziare, perché loro vivono un anno, mi rivolgo agli amici delle istituzioni che hanno voluto condividere con noi questa bellissima mattinata, loro vengono assistiti, e qui naturalmente diventa importante, come sottolineava il presidente Strazza, il ruolo del presidente, che ha un'esperienza, ha una conoscenza che tramanda poi ai giovani, alle nuove generazioni. E in questa esperienza io vi prego davvero, ritagliate per il futuro un pezzettino del vostro tempo per continuare ad impegnarvi in prologo,
ne ha bisogno la Pro Loco, ne ha bisogno la comunità, ne ha bisogno la Basilicata in generale. Ringrazio il presidente della provincia, Rocco Pappalardo, per le parole, per l'incoraggiamento e anche per quella strategia che dobbiamo rimettere in campo, una sinergia a tutti i livelli. Il presidente della provincia ha fatto menzione di un luogo spettacolare che è gestito dalla provincia e ricade in questo territorio a Monticchio Laghi. Ecco, perché no? Immaginiamo non solo in quella struttura, ma anche in altre strutture sia provinciali, con la direzione regionale Musei, abbiamo incontrato la direttrice per immaginare di iniziare a sensibilizzare una nostra attenzione maggiore. E abbiamo fatto un primo esperimento con un open day per scoprire gli scavi archeologici di Grumento. Se riusciamo lo riproporremo a Metaponto, lo riproporremo a Satriano, dove la scuola di specializzazione per i beni archeologici di Matera sta portando avanti un'attività di ricerca. Quello perché? Perché troppo spesso il mondo Pro Loco si è concentrato, è diventato, diciamo, anche ha acquisito un know-how straordinario. Neanche la circolare Gabrielli ci ha minimamente toccato negli eventi. Ecco, invece oggi abbiamo il dovere, un dovere morale, come veniva sottolineato negli interventi, di promuovere l'intero patrimonio che è poi condensato in questa straordinaria pubblicazione. Abbiamo fatto uno sforzo, veramente una sintesi, perché poi il di più, quello che noi oggi dobbiamo immaginare di stimolare, di incuriosire, ma il di più poi lo devono trovare nei territori, nel punto di riferimento delle Pro Loco. Abbiamo coinvolto oggi e in altre occasioni, abbiamo avviato una collaborazione con il Club UNESCO del Vulture e ringrazio Rossella Centrone, ma soprattutto facciamo un grande applauso, Rossella, al vicepresidente Gerardo Cripezzi, che è uno storico dirigente del Comitato regionale, nonché presidente della Pro Loco di Riba Candida. Saluto anch'io il consigliere provinciale, nonché consigliere comunale di Melfi, Enzo Bufano, l'amico consigliere comunale di Bella, Patrizio Lioi, che ha seguito insieme all'Olpe e alla Presidente i ragazzi del servizio civile e ci ha dato una grossa mano. A TG7 Basilicata facciamogli un grande applauso, ormai è diventato, diciamo, un collaboratore storico e ci aiuta a diffondere, perché l'altro impegno che abbiamo, come sottolineavo poc'anzi, è quello di promuovere quello che facciamo. Concentriamoci ed impegniamoci in maniera coordinata con le amministrazioni comunali, con le istituzioni territoriali, a promuovere, perché l'effetto straordinario oggi dei social ci dà una grossa mano. Io notavo che, nonostante la neve, il 4 marzo abbiamo celebrato a Barile Pasolini, unico evento in quella circostanza. A tutti i costi abbiamo voluto, nonostante le intemperie, la neve, ricorderete, abbiamo voluto celebrare il grande regista italiano. Da quel momento, da quella comunicazione che abbiamo fatto, all'interno poi anche delle iniziative del centenario a livello nazionale, vi posso dire che a Barile stiamo ricevendo insieme, non me ne vogliate, però un applauso anche alle operatrici volontarie del servizio civile di Barile e dell'UMPLI in maniera particolare, perché la Pro Loco di Barile ha la fortuna di, grazie all'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione dei locali, ha la fortuna, tra virgolette, di avere la sede del comitato regionale, però poi tante incombenze ricadono anche su di loro. E dicevo, c'è stato un effetto straordinario. Ecco, facciamo queste iniziative, come sottolineava il presidente della Pro Loco, perché attraverso la comunicazione di ciò che è avvenuto o avviene nei nostri luoghi c'è un'attenzione straordinaria, stiamo ricevendo, perché la curiosità di venire a vedere dove Cristo è nato a Barile, come sottolineava l'amico Donato Mazzeo, che salutiamo, anche socio del club UNESCO, quell'effetto ha avuto nell'immaginario complessivo la curiosità e stanno venendo a conoscere quei luoghi, e facciamolo sul territorio.
Con la Prologo di Monticchio, sindaco, e con le Prologo del territorio, vedo anche alcune rappresentanze del Vulture, abbiamo chiesto di approcciarci anche noi e immaginare in questo bando straordinario per Monticchio, legato ai fondi del PNRR, una collaborazione e una sinergia. Quello che chiediamo a 360 gradi. Troppo spesso ci viene addebitato il fatto di mendicare continuamente. Guardate, se lo facciamo è perché realmente le iniziative hanno un costo, l'attività ha un costo, e siccome l'obiettivo è comune, sia delle istituzioni regionali, delle istituzioni locali, ma soprattutto per noi che abbiamo scelto di vivere questa esperienza nel mondo delle Prologo, ci teniamo in maniera viscerale, abbiamo un amore che muove le montagne, e questo però ha bisogno poi del giusto supporto per poter andare avanti. Non mi dilungo, e davvero un grazie. Ho cercato di prendere un po' di tempo per vedere se ci raggiunge il direttore dell'APT, Antonio Nicoletti. Abbiamo, come Comitato Regionale Prologo Umpli Basilicata, che ringrazio e vi porto i saluti di tutti i rappresentanti e del nostro consigliere nazionale, abbiamo destinato delle somme, quelle poche che abbiamo, perché ci crediamo in maniera forte a consegnare a voi e al pubblico il vostro lavoro. In questi anni, oltre a consegnarlo a voi e alle amministrazioni comunali e a lasciare copia in Prologo, abbiamo fatto anche qualche copia in più che poi ci viene richiesta e la, tra virgolette, la diamo al costo di stampa perché non lucriamo. Dal punto di vista strategico abbiamo sempre avuto in mente, e ringrazio, all'interno della pubblicazione troviamo, oltre al contributo testuale del direttore Nicoletti, troviamo anche un messaggio, un saluto della responsabile nazionale del servizio civile Umpli, Bernardina Tavella. Abbiamo perseguito l'obiettivo, da un lato, di gratificare il vostro lavoro, di far crescere in voi la consapevolezza. Credo che in tanti, nonostante diciamo viviate in quella comunità, nelle vostre comunità, in tanti forse non conoscevano tanti aspetti delle tradizioni, tanti monumenti. Con le operatrici volontarie di Parigi abbiamo fatto un giro nel nostro centro storico, abbiamo scoperto palazzi, portali molto caratteristici, di cui magari poi si dimentica anche l'esistenza. E dall'altro lato, questa pubblicazione, questo lavoro, il report finale dei due progetti di servizio civile, rappresenta quel biglietto da visita per promuovere le nostre comunità. Io vi ringrazio davvero in maniera affettuosa, siamo stati fortunati, ho fatto bene a prendere qualche minuto, così salutiamo con un applauso il direttore dell'APT, Antonio Nicoletti. Direttore, una sintesi brevissima nel ringraziarla per la presenza. Oggi presentiamo il lavoro finale, naturalmente siamo riusciti perlomeno a consegnarlo in anteprima, e ci scusiamo per le altre istituzioni se i tempi di stampa non ci hanno consentito di farvi giungere prima la pubblicazione. Grazie per il messaggio, il contributo testuale. Abbiamo da qualche anno ritagliato come comitato regionale una parte dei fondi che abbiamo a disposizione per realizzare la stampa di questa pubblicazione, una pubblicazione importante che tratteggia il lavoro fatto in un anno dai giovani operatori volontari con il supporto dei presidenti degli OLP, che rappresenta una gratificazione per tutta l'attività di ricerca che è stata svolta, e dall'altro lato noi crediamo ancora nel valore della raccolta documentale, storica, perché ci sono tanti aneddoti, anche delle foto bellissime. Ringraziamo la collaborazione con Basilicata Wiki e Wikilove, oltre a tutte le foto che sono giunte dagli archivi delle Prologo, molte fatte anche direttamente dai giovani operatori volontari. Grazie davvero per la stima e l'attenzione che l'APT, la Regione Basilicata, dimostra nei confronti del mondo Prologo. Siamo in una fase, diciamo, di transizione, auspichiamo che per il futuro, come ci siamo detti in tante circostanze, si trovino le risorse per poter sostenere sempre maggiormente l'attività che le Prologo
e i giovani volontari, i volontari in senso lato, svolgono sul territorio, perché quell'animazione, quell'attività di informazione, di promozione e di accoglienza turistica diventa fondamentale in tanti piccoli borghi dove emergeva anche, manca qualche guida turistica, qualche agenzia di viaggio, e quindi noi cerchiamo come Mondo Prologo di sopperire offrendo il nostro contributo, che è quello, diciamo, di gente che ama questa terra, questi luoghi, e vuole promuovere il patrimonio culturale materiale e immateriale, che poi è la sintesi un po' dal punto di vista, diciamo, dei monumenti storici per quanto riguarda il patrimonio materiale. Invece per quanto riguarda le tradizioni c'è uno spaccato un po' di quelle che sono le feste patronali e il patrimonio religioso legato alle nostre comunità. Grazie.